Buonasera e benvenuti alla sesta puntata. Continuiamo alla grande. Vittorio, anche buongiorno, oggi intanto. Dobbiamo andare velocissimi perché siamo pieni di argomenti. Sì, siamo facciamo pieni di argomenti. Un brevissimo riepilogo degli argomenti. Allora, parleremo di Budapest, parleremo dell'ultimo il calo delle collusion, ma soprattutto parleremo di Las Vegas. Allora, cominciamo da Budapest. Argomento un po' delicato, la squalifica di un giocatore, Nats Flop. Vittorio, che cosa diciamo in merito? Io ho voluto guardare le mani in prima persona, perché non volevo parlare per interposta persona, non volevo parlare sapendo da te. Metterci il naso, esatto. No, non è fatto come quel santo famoso, come santo il naso. Allora, devo dire che purtroppo il giudizio in questo caso era inopinabile, cioè ho visto delle mani nelle quali che ci hanno visti costretti a prendere questi provvedimenti. Mi rendo conto anche di una cosa, che sicuramente l'atteggiamento può essere stato dettato dal fatto che i due giocatori in questione, cioè Nats Flop e l'altro ragazzo Corco Dinci, sono dello stesso paese, vengono dalla stessa località e magari quindi è stato dettato da un rapporto personale, esatto. Amicizia umanamente comprensibile, sportivamente no. Esatto, quindi siamo stati costretti a questo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, voglio aggiungere, ho avuto tra i tanti commenti che abbiamo ricevuto, sì, anche quello dell'amico di Dario P, di Dario P, che distingueva, a proposito di questo caso, diceva sì, gravissimo, sarebbe da denuncia alla Guardia di Finanza, ma soprattutto voi non potete fare voi i processi, dovete denunciare al tribunale perché voi non siete appunto un tribunale. Correggo rapidissimamente l'amico che si applichiamo la giustizia sportiva, questo è molto importante, come in una partita di calcio se c'è uno scontro fisico, una pedata, una gomitata, non si denuncia per lesioni, ma magari si viene squalificati per 5 giorni o si viene squalificati a vita. State attenti però, Nuts Flop, ricordiamolo, aveva già vinto il pacchetto per Budapest, se l'è giocato veramente per questa sciocchezza. Il caso è stato esaminato, oltre che da te, ovviamente, che non hai ruolo ufficiale, prima di te, da due addirittura commissioni, perché è stato poi riesaminato, dato anche l'importanza della posta in palio. Mi raccomando, non giocatevi per una collusione o per una stupidaggine, una meta importante come può essere un grande torneo live. Vittorio, perdonami, a proposito di Budapest, sì, ho preso questo, il nuovo magazine, regia, se possiamo inquadrarlo da vicino, perché abbiamo le foto che poi tra l'altro sono state anche profetiche. Si è qualificato il nostro amico Gianluca Scarpantoni, Ancaria 7600, ci aspetta a Budapest, il nostro nuovo uomo immagine. Questo magazine lo troverete a Budapest, oppure potete scaricarlo in formato PDF dal nostro sito in basso a destra nella sezione magazine. Ultima cosa a proposito di Budapest, nuovo indirizzo email un po' più facile, sì, da digitare. Meglio, così abbiamo migliorato. Info@peoplespokertour.it. Info@peoplespokertour.it. I nostri potenti mezzi ce lo faranno mettere in sovraimpressione. E adesso andiamo avanti. Prossima notizia. Collusion. Noi stiamo ricevendo anche lì una vera valanga di commenti, per lo più critici, su questo provvedimento che abbiamo preso e che consiste nel blocco del prelievi per 24 ore successive alla vincita. Cioè in pratica tu puoi prelevare le somme vinte 25 ore prima, esatto, ma non quelle vinte, esatto, 24 ore. Voglio aggiungere solo specifica meglio. Allora, se mettiamo che se ora fossero le 18 ad esempio e facessi una richiesta di prelievo, potrò prelevare da subito, ma potrò prelevare tu quello che ho vinto fino al 7.59 di ieri. Quindi il blocco ha un effetto retroattivo, non è un blocco per le successive 24 ore, ma io posso prelevare nell'immediato solo quello che però ho vinto fino a 24 ore e un minuto prima. Praticamente come mettere l'orologio avanti di un giorno. Esatto. Non è un grandissimo disagio. Voi pensate che se fate un bonifico impiega a volte anche una settimana prima, esatto, di essere prelevabile materialmente. In compenso sta dando ottimi risultati contro la Pulizia, esatto, che credo che sia quello che ai giocatori più interessa. Ci farete l'abitudine.
E finalmente parliamo di Las Vegas. Benissimo. Las Vegas, questo grande miraggio, questa mecca del gioco, noi la rendiamo accessibile a partire da un euro di buy-in del sit and go di qualificazione al torneo Target. Allora cosa succede? Come l'anno scorso, People sarà presente in forza a questo grandissimo avvenimento che in sigla si chiama WSOP, WSOP, che in effetti è l'acronimo di World Series of Poker. Esatto, ed è l'evento più importante del pianeta. Per quanto riguarda il poker. Quindi io credo che sia il sogno di tutti voi giocatori partecipare dal vivo, soprattutto se avete chi vi paga i 10.000 euro dell'iscrizione. Iscriversi, sedersi a questi tavoli dove si incontrano i più grandi giocatori del mondo costa 10.000 dollari. Noi ve ne diamo 12.000, perché 10.000 sono per l'iscrizione, gli altri per il viaggio e per 12-13 giorni di ospitalità, tutto compreso a Las Vegas, quanto dura il torneo. Praticamente una splendida vacanza che voi potete vincere con tutte le formule che noi abbiamo messo in atto. In particolare il sabato alle 16 c'è il vero e proprio pacchetto. Torneo che garantisce minimo 2 partecipazioni. Saranno 3 i sabati dedicati all'evento, quindi saranno almeno 6 i giocatori della nostra piattaforma che parteciperanno a questa sigla che io non la so pronunciare di Las Vegas. Benissimo. Io credo che sia veramente un'opportunità eccezionale. Assieme a questi 6 poi andranno anche i nostri 3 professionisti, Giuliana Celestini, Mauro Mangini e Vito Erasmo Labarile, che sono iscritti d'ufficio. Ricordiamo, ogni giorno c'è un satellite di qualificazione con 10 ticket all'evento Target, in più è sempre attivo un SIG Go da 1 euro con Rebuy, sempre per arrivare a giocarsi il sabato il torneo importante, al quale però vi potete iscrivere anche direttamente, il buy-in in questo caso è fissato in 100 euro. In palio un pacchetto che ne vale 12.000 e che comprende l'iscrizione all'evento principale di Las Vegas, l'ospitalità alberghiera e il viaggio. In più vi daremo anche un accompagnatore e nei prossimi giorni ve lo presenteremo anche. Ultima cosa, vorrei parlare di un altro free roll molto carino, sì, che è quello per i casinò sloveni. Sì. Ecco. Ecco, ogni sera alle 20.45 c'è un free roll che dà la possibilità di accedere al pacchetto. Il valore del pacchetto è stimato in 299 euro, comprende 2 pernottamenti con trattamento di pensione completa in uno dei 2 alberghi dei casinò, che sono il Perla di Nova Gorica e il già noto Corona di Craniska. Ancora. Oltre ai 2 giorni avrete 200 euro da spendere nel gioco, non solo nel poker. Benissimo. Tu te li puoi giocare a blackjack, a bingo, a te piace il bingo, te li puoi giocare mi prendi in giro, perché anche stavolta non abbiamo potuto simulare la mano e non ho potuto imparare qualcosa in più sul poker da lì. No, non hai potuto fare la figura del pollo, non hai niente da imparare. Allora, questo, a proposito di questo dobbiamo dire una cosa. Pensiamo di crescere ancora, pensiamo di diventare, di andare in onda per 3 volte alla settimana e uno dei nostri appuntamenti sarà la scuola di poker, cioè pensiamo di simulare mani, di parlare di percentuali, di possibilità di vittoria. Trucchi del mestiere, i pericoli per che avere si i vostri, celano, per avere i vostri commenti, carte, eccetera, eccetera. Perfetto. E Vittorio, permettimi di dire solo una cosa. Se la regia ci lascia il tempo. Sì, abbiamo qualche secondo ancora. In effetti siamo stati letteralmente sommersi dai commenti e questa è una cosa che ci rende orgogliosi. Allo stesso tempo ci ha reso il lavoro sempre più difficile, più bello. Noi non vogliamo filtrare nessuno, piano piano risponderemo a tutti i commenti, pubblicheremo tutti i commenti, tutti quelli pubblicabili. È ovvio. Perché quelli da fascia protetta. Poi ne arrivano certi che appunto bisogna pubblicare soltanto dopo le 11 di notte e togliere però alla mattina. No, vogliamo commenti costruttivi. Salutiamo, diamo appuntamento a venerdì e continuiamo a crescere grazie a voi, grazie ancora. A venerdì, grazie a tutti, a venerdì.